il medico dove è posizionato? Che non lo vedo. Il medico qua. Ah, eccolo lì, non lo vedete. No, 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 a me poi il defibrillatore non è posto. Sì, il defibrillatore di solito posto. Sta là, adesso lo vado. A me con l'interno, si va sì, sì, ora che ok, buona partita, coach, buona partita. Vado? Amici sportivi, appassionati di basket, il saluto da Stefano Raucci, vi trasmettiamo da Roma la partita valevole per la quinta giornata del campionato di Serie A di basket in carrozzina. Si affrontano Santa Lucia con la tenuta gialla e Bergamo Sport Special Montello con la tenuta scura. Santa Lucia che va all'impostazione della prima trama di gioco con Sanna in possesso di palla, apertura per Edwards e primo canestro della partita per Santa Lucia. Dopo appena 15 secondi del primo quarto, 2-0, si sblocca subito il punteggio. Primo attacco per la Special Bergamo Sport Montello con Magenheim. Apertura sulla destra, tentativo di canestro. Interviene però l'arbitro, uno dei due direttori di gara, Marco Graziani di Ravenna e Biagio Bacciglieri di Melpignano. Sono i due arbitri dell'incontro, il Santa Lucia che gioca con questi effettivi, con il 12 Cavagnini, con il 26 Edwards, con il 10 Aidari, con il 96 Torquati, con il 7 Sanna, con il 14 Shakir, con il numero 0 Sbuels, con il 15 Pennino, con il 20 De Souza, con il 33 Nuasi, con il 9 Milos, allenatore Alessandro De Pieri. Tanto tiro libero a disposizione per Bergamo che trova il canestro e accorcia le distanze, dunque si riparte con Sanna che va all'attacco, anzi siamo sul 2-2, subito in parità la situazione. Pallone sulla destra e tentativo a canestro, 4-2, Edwards e Cavagnini suonano la carica. Vantaggio per la formazione di casa del Santa Lucia che vuole tornare alla vittoria, ma di fronte a un avversario piuttosto temibile. Bergamo è una squadra che in questa prima parte del campionato ha messo in evidenza qualità importanti. Attenzione al tentativo, la palla che si infrange sul ferro, riparte Shakir, contropiede per Santa Lucia che però sfuma, pallone lungo per Sanna che non può arrivarci. Bergamo gioca con questi effettivi, con il numero 0 Beltrami, con il 5 Dillman, con l'8 Carrara, 10 Airoldi, 13 Sagar, 16 Spiksuk, con il 20 Diouf, 28 Magenheim, 69 Gabas, 85 Canfora, l'allenatore Ilario Narra. Bergamo in attacco, attenzione, pallone buono per Airoldi che apre sulla sinistra, aspettano prima di concludere a canestro e poi però non è preciso al tiro. Gabas che non trova il bersaglio pieno, il numero 69 Joel Gabas in maglia nera che però non va a segno. 4-2 il parziale, 8-22 da giocare nel primo quarto. Parte bene Santa Lucia, eccolo qua Cavagnini ora in possesso di palla con il numero 12, il tocco è per Sanna, apertura sulla destra dove staziona spesso e si allarga Edwards, ancora per Sanna, spazio per il tiro e prova la conclusione, la palla danza sul ferro ma non entra e può ripartire Bergamo. Azione d'attacco individuale per Magenheim, porta un po' spasso il pallone, il numero 28 della formazione ospite, poi Shakir va a disturbare Gabas e riesce ad impedirne la conclusione. Riparte Santa Lucia, Cavagnini prova l'azione personale, è inseguito da Magenheim, tocco l'indietro per Sanna, apre ancora sulla destra per Edwards, ancora Sanna, potrebbe andare al tiro, preferisce l'appoggio sotto canestro e il contatto. Intervento dell'arbitro che ferma il gioco, irregolarità sotto canestro e Torquati con la maglia numero 96 gialla è pronto per andare ad effettuare il tiro libero. Torquati, prima conclusione che però non va a buon fine, secondo tentativo per lui, Alessio Torquati. Non riesce a trovare il bersaglio. 7.35 da giocare.
Pallone che ora è gestito ancora da Magenen. Intanto attenzione perché dall'altra parte c'è uno scontro di gioco abbastanza intenso. Fallo rilevato ai danni di Bergamo. Intervento irregolare da parte di Spiksuk. Anzi, si trattava di Sagar con la maglia numero 13. Riparte Santa Lucia con Sanna. Avanza con l'apertura a destra per Martin Edwards. Cerca spazio per il tiro e canestro. Ancora incisivo Martin Edwards, che da quella parte riesce spesso e volentieri a trovare il varco giusto per la conclusione. Porta a sé il bottino la formazione di casa del Santa Lucia. Avanza ora Domenico Beltrame per Bergamo. Apertura a sinistra per Magenen. Si schiera la difesa di Santa Lucia. Magenen si mette in proprio, va al tiro, che però non trova il bersaglio. Riparte Cavagnini di gran carriera. Avanza a tutto andare Matteo Cavagnini. Finta e poi l'apertura sulla destra ancora per Edwards. Si gira, è chiuso. Tocco all'indietro, Sanna. Potrebbe provare, serve sotto canestro Torquati che non riesce a trovare il bersaglio grosso. Buona però l'azione del Santa Lucia che con una serie di scambi in velocità aveva aggirato il controllo della difesa avversaria. 6:28 da giocare, partita combattuta, non mancano gli scontri, siamo già a 5 falli totali, 2 per la squadra di casa, 3 per gli ospiti che ora impostano ancora con Sebastian Magenheim. Apertura per Gabas, chiuso da Cavagnini. Gabas, pallone centrale e pericoloso per la conclusione a canestro trovata dal giocatore con la maglia numero 0, Domenico Beltrame, che va a punti. 6-4 il parziale, 6 minuti da giocare nel primo quarto di gioco. Edwards parte sempre da destra, il numero 26 di Santa Lucia. Trova il canestro. Il tentativo non va a buon fine, la palla che non trova il bersaglio grosso. Riparte Bergamo ancora con Magenem, che è l'ispiratore di tutte le trame di gioco degli ospiti. Poi Gabas esita, finta il tiro, apre ancora per Magenem. Cambio gioco, attenzione al 28 in maglia nera che però non trova il bersaglio. Può ripartire Santa Lucia. È pronto per fare il suo ingresso in campo nella squadra di casa con il numero 9, Julian Milos. Tra poco entrerà anche lui nel rettangolo di gioco. Torquati prova la conclusione, trova il canestro. Bravo Alessio Torquati, che indovina la misura giusta nel tiro. 8-4 il parziale, più 4 per Santa Lucia. Attacca Bergamo. Tentativo fintato per andare al tiro, ci pensa il solito Magenheim che trova il canestro. 8-6, gara combattuta, si gioca punto su punto. Dalle Palareni di Roma, Santa Lucia 8, Bergamo Montello 6. Cavagnini sotto canestro, attaccato da due avversari. Intervento dell'arbitro che ferma il gioco. Il gioco viene interrotto sul punteggio di 8-6 per Santa Lucia. Intanto c'è il cambio, come anticipato. Entra il numero 9, Milos, al posto di Torquati. Tiro libero per Matteo Cavagnini. Numero 12 in maglia gialla prende la mira Cavagnini e va a canestro dalla lunetta. 9-6 il punteggio. Ancora Cavagnini, seconda chance per lui e secondo canestro, 2-2. È bravo Cavagnini che trova la perfetta percentuale realizzativa. 10-6, 4:28 al termine del primo quarto. Avanza la Special Bergamo Sport Montello. Tenta l'apertura di un varco, attenzione a Gabas, numero 69, tra i più attivi
di questa prima parte di gara. È lui che va al tiro, non trova però il bersaglio. Contropiede per Santa Lucia, che può ripartire in velocità. Edwards sotto canestro, manca il bersaglio. Occasione che sfuma. E riparte Bergamo, la gara si accende. Attenzione a Magenem che porta a spasso il pallone. Apre poi per la conclusione, che però non va a buon fine per Sagar. Riparte Santa Lucia con Martin Edwards. Avanza Edwards, apre per Sanna. Osserva in piedi lo svolgimento della partita coach Alessandro De Pieri. Intanto Cavagnini cerca lo spazio per il tiro. Niente da fare stavolta, chiude bene la difesa di Bergamo, che prova la ripartenza. Va Magenheim, intanto vedete blocchi all'altezza della metà campo. Ancora Magenheim. Attenzione, tentativo al tiro. Il suo rimbalzo è bravissimo. Edwards incita i suoi e applaude coach De Pieri. Nuova azione d'attacco per Santa Lucia. Bravissimo Edwards in velocità. Shakir prova il canestro. La palla danza sul ferro ma non entra. E riparte Bergamo. 10 a 6 il punteggio. Non c'è più un attimo di pausa. La gara è bella, spettacolare, avvincente. Attenzione all'iniziativa di Beltrame. Poi Sagar. Attaccato Sagar da Cavagnini e Shakir. Sagar prova a trovare lo spazio, viene però contratto. Riparte Santa Lucia, Cavagnini, intanto scintille davanti e va al canestro il numero 14, Salim Shakir. 12 a 6 per la squadra di casa. Si chiude la primissima parte di gara con il primo time out dell'incontro, mentre mancano 2 minuti e 28 alla fine del primo quarto. 12 a 6 per Santa Lucia. È ripreso il gioco con Bergamo che può impostare una nuova azione d'attacco. 2-18 alla fine del primo quarto. Beltrame prova a mettere in movimento Sagar ma non riesce a tenere il pallone in gioco. Ottima la difesa di Santa Lucia in questa fase della gara, che ha chiuso bene ogni varco. Riparte la squadra in maglia gialla, attenzione intanto. Sotto canestro dall'altra parte, non mancano gli scontri. Marcature più che strette direi. Sanna. Edwards va al tiro e trova il canestro. Vediamo la decisione dell'arbitro, che ravvisa anche un fallo, quindi 14 a 6. Intanto allunga Santa Lucia e va ad esaurire il bonus falli la formazione ospite di Bergamo. Quinto fallo e tiro dalla lunetta per Martin Edwards. Possibilità di allungare ancora per Santa Lucia. 15 a 6, punto pesante, importante, perché arriva a sancire un divario che adesso è di 9 lunghezze. Ma Bergamo è squadra forte, squadra che non si arrende, squadra che riparte, quindi partita che rimane sicuramente interessantissima. Tentativo a canestro e trova uno splendido canestro. Il numero 69 è Joel Gabas, 15-8. Ecco Matteo. Cavagnini sotto canestro, Cavagnini trova la giocata vincente, Matteo Cavagnini. 1 minuto e 27 alla fine del primo quarto, 17-8.
aveva accorciato le distanze Bergamo, ma Cavagnini ha trovato un canestro pesante. 17-8, riparte Bergamo. Santa Lucia in testa nel punteggio in una gara combattutissima. Magenheim prende la mira, va al tiro, trova il canestro, bravo il numero 28 in maglia nera, uno dei migliori in campo. Riparte adesso Santa Lucia, un minuto poco più da giocare. Sanna cerca spazio, trova Shakir che rinuncia al tiro per servire Edwards. Neanche a dirlo, tiro dalla destra sul rimbalzo, bravo Shakir che va al canestro, bravissimo Salim Shakir, numero 14, maglia gialla. Al rimbalzo è stato il più lesto e più svelto di tutti e ha trovato un altro canestro pesante. 19-10 il parziale. Attenzione, uno scontro, Catatara Beltrame, si continua a giocare. Fa buona guardia la difesa di Santa Lucia, avanza adesso Edwards. 19-10, 23 secondi al termine. Vediamo se forza la giocata Santa Lucia. No, preferisce giustamente amministrare il possesso. Milos, ancora Edwards, ancora Shakir che va a canestro. Esulta il pubblico di casa, 21-10. Ancora molto preciso Shakir al tiro. Ancora un'irregolarità ravvisata in favore del Santa Lucia. Tiro dalla lunetta, Shakir può completare l'opera dopo il canestro, trasformando anche il tiro libero. 21-10. Non va a segno il tentativo. Riparte Bergamo. Vediamo se riuscirà a concludere. Quando manca un secondo alla fine, ancora intervento arbitrale. E la panchina di Santa Lucia chiama il time out quando manca un secondo soltanto. Però evidentemente approfitta coach Alessandro De Pieri per richiamare i suoi e per impartire le giuste indicazioni sul 21-10 per Santa Lucia nei confronti di Bergamo. Rimessa in gioco per Santa Lucia. Riparte la formazione maglia gialla, ultimo tentativo, è stato Matteo Cavagnini a provare il tiro, pallone che però si è infranto sul ferro e dunque si va al break dopo il primo quarto di gioco con il punteggio di Santa Lucia 21, Special Bergamo Sport Montello 10. È tutto pronto per la ripresa del gioco, secondo quarto che sta per cominciare qui dal Palareni di Roma, dove sono in campo Santa Lucia Roma e Special Bergamo Sport Montello. Santa Lucia Roma con il completo giallo, Bergamo invece con la tenuta bianconera. Siamo a 0-0. Primo quarto che è stato bello, avvincente, combattuto. E tutto fa pensare che la partita proseguirà su questa falsa riga anche da qui in avanti. Primo attacco in favore di Bergamo con il numero 69, Joel Gabas.
apertura per Diouf, ancora pallone all'indietro, vediamo se prova il tiro, sì, senza però trovare il canestro. Bergamo che recupera però palla a rimbalzo, seconda chance, stavolta riesce a trovare Sagar, i due punti, 21-12, riparte Santa Lucia Roma con Matteo Cavagnini. Cavagnini porta il pallone, cerca lo spazio per il tiro, la palla però non trova la retina, riparte Bergamo, siamo già dall'altra parte, attenzione Diouf sotto canestro, il rimbalzo è preda di Shakir, poi però recupera ancora Sagar. Diouf si fa largo, l'idolo di braccio avversario, e trova il canestro, 21-14. Ripartenza di Bergamo che prova la reazione in questo secondo quarto. Tentativo di Edwards, grande canestro da tre punti. 24-14, Martin Edwards trova la giocata da tre. Riparte adesso Montello, Bergamo Sport Montello. Apertura per Diouf, spostato a sinistra, si fa largo, non trova il canestro. Bravo Shakir a rimbalzo. Subito mette in movimento Edwards e apre sulla sinistra per Sanna. Avanza in blocco adesso la formazione del Santa Lucia Roma. Edwards va ancora al tentativo da tre per un soffio. Cambio. Non trova ancora il canestro. Intanto Torquati è pronto a fare il suo ingresso in campo. Cambio alle viste nelle file del Santa Lucia. 8-11 al termine. Applausi per la sostituzione. Esce Milos, entra, rientra Torquati. Intanto Bergamo imposta una nuova azione d'attacco con Carrara. Davide Carrara con la maglia numero 8 per Gabas. Gabas, manca la conclusione però. E poi Cavagnini da padrone sotto canestro, recupera al rimbalzo. Edwards prova a mettere ordine. Avanza il numero 26 in maglia gialla. Apertura per Shakir. Sanna va al tiro, non trova però il bersaglio grosso, recupera Sagar, ancora avanza adesso Gabas, un paio di movimenti, poi l'apertura ancora per il tentativo del numero 13 Jan-Marc Sagar che non va a buon fine. Esce da leader Shakir, ottimo il possesso palla, e poi da Cavagnini a Sanna, ma c'è l'intervento arbitrale, ancora una irregolarità, fallo commesso ai danni di Sanna che può andare al tiro libero. Intanto doppia sostituzione per Santa Lucia, entra in campo il numero 10 Hussein Haidari al posto di Shakir. Vai, cambio, 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 cambio. Si prepara anche Milos per andare a prendere il posto di Giulio Sanna. Pensavo che fosse lui a aspettare. Non c'è il tiro libero, si riparte con azione d'attacco per Santa Lucia. Edwards, Haidari con la maglia numero 10 appena entrato in campo, si fa largo, serve ancora Edwards. Cavagnini attaccato, Matteo Cavagnini prende la mira, va al tiro e canestro per il numero 12 di Santa Lucia Roma. 24-14 il parziale, 6 minuti e 44 secondi da giocare nel corso del secondo quarto, più 12 per Santa Lucia che allunga in questa fase della partita, una partita a dire la verità che i gialli dei coach Alessandro De Pieri hanno dominato fin dall'inizio. Attenzione a Diouf, potrebbe tirare, invece preferisce appoggiare all'indietro per Gabas. Ancora Diouf, contatti tra giocatori di opposta fazione, intervento dell'arbitro. Si riprende con Bergamo in attacco, secondo fallo di questo quarto di gara ai danni del Santa Lucia.
è tutto pronto per la ripresa del gioco con il numero 8 Carrara all'indietro per Gabas. Diouf si stacca per provare la conclusione e invece va il pallone a infrangersi sul tabellone. Riparte Santa Lucia Roma. Haidari prova ad infilarsi tra due avversari, bravissimo in percussione, poi Cavagnini che da par suo trova il canestro. Alza la percentuale realizzativa Matteo Cavagnini, che da sotto canestro raramente non trova il bersaglio. Carrara all'impostazione per Sagar. Ancora Carrara, apertura sulla sinistra. Diouf cerca il tiro, non trova il bersaglio, poi lotta al rimbalzo. Cavagnini e Haidari si danno il 5 in un gesto d'intesa. 28-14 il parziale, in vantaggio Santa Lucia Roma, la formazione capitolina in maglia gialla. Adesso però è Bergamo ad attaccare. Gabas cerca lo spiraglio per andare al tiro, si fa largo, non trova però il canestro. Attenzione Carrara, neanche lui preciso, e poi intervento dell'arbitro per l'irregolarità commessa ai danni di Cavagnini. Il gioco è fermo, 5-21, gioco fermo e secondo fallo anche per la formazione ospite della Special Bergamo Sport Montello, che nell'ultima gara ha battuto la compagine della Amicacci Giulianova, contro la quale invece ha perso Santa Lucia Roma. Questa testimonianza di come il campionato sia molto combattuto, una Serie A di livello importante nella quale ogni partita è storia a sé. Attenzione al break di Bergamo, si lotta sul pallone, recupera Santa Lucia Roma con Edwards, prova ad avanzare. Ora il numero 26 attaccato, apre per Cavagnini, centrale Cavagnini, cerca lo spazio per il tiro, aveva trovato anche il canestro ma il gioco era già fermo. Intervento degli arbitri, oggi hanno il loro bel da fare i direttori di gara Marco Graziani di Ravenna e Biagio Bacciglieri di Melpignano. Gara combattuta perché è molto sentita la posta in palio. Edwards si accentra, prende la mira, va al tiro e trova il canestro. Martin Edwards tra i migliori. 30-14 il parziale. Più 16 per Santa Lucia. Bergamo deve cambiare passo e prova a farlo adesso. Grandissima conclusione del numero 69, Joel Gabas. Tiro da tre, bravissimo Gabas che ha trovato lo spiraglio per piazzare un colpo pesante. Martin Edwards, serve Torquati, la conclusione, la palla sul tabellone. Riparte Bergamo, Jan-Marc Sagar all'impostazione, apertura sulla destra per Joel Gabas. Attenzione, finta il tiro da tre, poi tocca per Carrara al centro. Diouf ben piazzato e va al tiro e trova il canestro. Break della formazione di Bergamo da 30-14 a 30-19. Cavagnini imposta. È chiaro che se una delle due squadre abbassa la guardia, l'altra prova subito la giocata vincente. Stavolta però Edwards non perdona e trova il canestro da 2, 32-19. Vantaggio per Santa Lucia Roma che prepara una doppia sostituzione. Avanza Bergamo, Diouf sotto canestro, esita, prende tempo, osserva i suoi. Potrebbe andare al tiro Sagar. Ancora uno scontro, il tentativo del canestro di Sagar, che nonostante fosse pressato ha trovato però il modo di andare al tiro. 32-21 e opportunità anche per andare al tiro libero. Intanto doppia sostituzione nelle file del Santa Lucia Roma. Esce Milos, entra Pennino. È pronto a fare il suo ingresso in campo anche Nuasi. Esce Torquati. E intanto possibilità di andare al tiro libero per Jan-Marc Sagar.
che trova il canestro, dunque 2 più 1, 3 punti per lui. 32 a 22 il parziale quando mancano 2 minuti e 52 secondi alla fine del secondo quarto. Edwards per Haidari, bravo a trovare il canestro, numero 10, Hussein Haidari, che tiene a distanza di sicurezza, per così dire, Bergamo. 34-22 il parziale. Più 12 ora il divario in favore di Santa Lucia Roma. Avanza Martin Edwards, ancora una percussione centrale per il numero 26 di Santa Lucia. Pallone all'indietro, Pennino, Cavagnini sotto canestro, contrastato irregolarmente, non ha trovato il bersaglio ma era alle prese con un intervento irregolare dell'avversario, e dunque Cavagnini avrà la possibilità di andare al tiro dalla lunetta per incrementare il vantaggio di Santa Lucia. 34 a 22 Matteo Cavagnini prova a finalizzare questo tiro libero, palla che si infrange sul ferro, però seconda opportunità per Matteo Cavagnini. Cavagnini non trova la misura anche stavolta. Riparte Bergamo, attenzione perché è un po' scoperta la difesa di Santa Lucia Roma e ne approfitta per andare a canestro Joel Gabas, infuriato l'allenatore Alessandro De Pieri, infatti trovare fuori posizione i suoi. 34-24 il parziale. Martin Edwards va al tiro e trova il canestro Edwards, straordinario Martin Edwards, uno dei mattatori della partita fino a questo momento. Decisivo il suo apporto, l'inglese è davvero ispirato in questa giornata. 36-24 Edwards ha la possibilità di incrementare il bottino dalla lunetta, tiro libero e canestro ancora. 37-24 parziale. Riparte Bergamo, 1 minuto e 50 da giocare in questo secondo quarto. Iniziativa portata da Bergamo, però costretto a fermarsi, intervento arbitrale, irregolarità ospite, e dunque si riprende con il possesso palla di Santa Lucia. Haidari rimette in gioco verso Martin Edwards, tra gli applausi del pubblico di casa. Cavagnini, Cavagnini, ferro, riparte Diouf. Iniziativa adesso portata avanti da Magenheim per Bergamo. Si ferma e poi prova l'imbucata centrale. Cavagnini però sporca il passaggio che era indirizzato a Sagar. Resta in attacco Bergamo. Diouf sul servizio di Carrara. Pallone all'indietro, Magenheim attaccato da Haidari, Diouf, Diouf trova il tiro, la palla però esce senza portare danni al Santa Lucia che può ripartire con Haidari. Un minuto al termine del secondo quarto, ancora Haidari, Edwards prova l'inserimento centrale e il canestro. È davvero monumentale la prestazione di Martin Edwards finora. 39-24 il parziale quando mancano 36 secondi alla fine. Più 15 per Santa Lucia. Attenzione, Magenheim in possesso di palla, intervento arbitrale. Possesso prolungato e irregolare, quindi il gioco è fermo. E il gioco viene fermato per un time out quando mancano 29 secondi alla fine del secondo quarto.
Tutto pronto per la ripresa del gioco con Santa Lucia che conduce saldamente le operazioni. 39-24 il punteggio, 22 secondi al termine della seconda frazione di gara. Aidari, Edwards, intervento dell'arbitro che ravvisa una irregolarità in fase d'attacco. Attenzione, Bergamo può forse giocare l'ultimo pallone utile per accorciare le distanze. Diouf sotto canestro e trova i due punti proprio allo scadere, allo scoccare, al suonare della sirena. 39-26 è il punteggio con cui le due squadre vanno a riposo dopo i primi due quarti. 39-26 in favore di Santa Lucia Roma, che fino a questo momento ha dominato la scena al cospetto della Special Bergamo Sport Montello. Tutto pronto per la ripresa del gioco, ancora il saluto da Stefano Raucci a tutti voi che state seguendo la partita dal Palareni di Roma fra Santa Lucia Roma e Special Bergamo Sport Montello. Dopo i primi due quarti di gioco il punteggio è di 39-26 per la formazione di casa del Santa Lucia Roma in maglia gialla, mentre in completo bianco-nero la compagine di Bergamo che imposta la prima azione d'attacco dopo l'intervallo. Si lotta sul pallone, Cavagnini aveva recuperato parzialmente sull'attacco avversario. Attenzione però, Bergamo adesso va al tiro e trova i due punti. Canestro per la compagine in maglia bianconera. Riparte Santa Lucia Roma con Aidari. Cavagnini, attaccato Cavagnini. Prova il tiro, non trova però il bersaglio. Riparte Bergamo con Carrera. Magenheim. E Diouf che tenta la conclusione, la palla sul ferro. Riparte Santa Lucia, non riesce però a gestire questa rapida offensiva. Carrara apre sulla destra per Sagar. Sagar braccato da Cavagnini che ne ritarda la giocata. Il tentativo però poi va a buon fine sul servizio che porta alla conclusione. Vincente Magenheim. 39-30 il parziale. Aidari, Edwards, Cavagnini. Sotto canestro Cavagnini, non trova lo spiraglio, poi viene attaccato e fermato irregolarmente.
e dunque opportunità per il numero 12 in maglia gialla di andare dalla lunetta, più 9 il parziale. Quando si sono giocati 1 minuto e 42 secondi del terzo periodo, Cavagnini a canestro, ancora un tentativo per Matteo Cavagnini. Secondo libero che però non va a buon fine. 1 su 2 per Cavagnini. Ripartenza Bergamo. Tentativo di Sagar che imbecca Magenen. Diouf cerca spazio, ancora Magenen. Si allarga sulla destra. Prova ad accentrarsi, poi cerca spazio per il tiro. Contrato. Intervento dell'arbitro per ravvisare una irregolarità di Martin Edwards. Resta in attacco Bergamo. Opportunità per la formazione ospite in maglia bianconera. Ancora Magenen. Osserva il piazzamento dei suoi, poi prende la mira. Non trova però il canestro, riparte Santa Lucia Roma. Edwards preferisce la giocata comoda su Aidari. Ancora Edwards, apertura per Torquati. Quindi il numero 10 in maglia gialla, ancora Aidari, pallone verso la zona d'attacco. Edwards non trova la misura. Intervento arbitrale, gioco fermo e opportunità per Santa Lucia Roma in fase d'attacco di ripartire ancora con Aidari. Sanna all'indietro per Edwards. Edwards chiuso, apre per Aidari. Cavagnini ha attaccato Matteo Cavagnini. Intervento dell'arbitro, ancora una irregolarità per la formazione ospite. E gioco fermo. Ancora proteste da parte della formazione bergamasca. Gioco ancora fermo quando mancano 7 minuti e 19 secondi alla fine del terzo quarto. 40-30 il parziale. Cavagnini dalla lunetta. La palla si ferma sul ferro. Ancora Cavagnini. Prova il canestro Matteo Cavagnini. 41-30, urlo liberatorio per lui. Più 11 il parziale in favore del Santa Lucia Roma. E contrattacco veloce adesso per Bergamo con Magenen. Sagar, apertura sulla destra. Tentativo di tiro portato da Canfora che non trova il bersaglio grosso. Si resta sul 41-30. Vantaggio che è sempre stato rassicurante per la formazione del Santa Lucia Roma. Fino a questo momento i padroni di casa capitolini hanno gestito il risultato, ma la sensazione è che non si debba abbassare la guardia per la squadra di casa e che dall'altra parte Bergamo è sempre in partita, è sempre dentro la gara. Edwards prova il tentativo senza esito, può ripartire Bergamo. Attenzione al contropiede della squadra ospite. Carrara prova a farsi luce. Canfora verso Sagar, anticipato da Cavagnini. Grande ripartenza di Matteo Cavagnini e irregolarità ai danni di Aidari, prontamente ravvisata dall'arbitro. Fallo di Magenheim che ha ostruito l'avversario nettamente. Finito a terra Aidari.
gioco fermo e time out chiamato dalla panchina ospite. Bergamo prova a riordinare le idee con il Santa Lucia Roma in vantaggio per 41-30. Tutto pronto per la ripresa del gioco proprio sotto la nostra postazione. Sanna riavvia l'attacco per Santa Lucia Roma con Edwards che ha la mano calda ma non riesce stavolta a trovare la conclusione da tre. Riparte Bergamo, Magenheim, Torquati e Carrara fanno a sportellate, Magenheim avanza, attenzione al tentativo, la palla che però non trova la retina, dunque può ripartire Santa Lucia Roma con Aidari. Aidari ancora avanza in percussione veloce, Edwards tiro e pallone che non entra a canestro, ma c'è l'intervento irregolare ravvisato dall'arbitro ed è il quarto fallo per la formazione ospite, anzi il quinto fallo, dunque si esaurisce il bonus dei falli a disposizione per Bergamo. E attenzione perché Edwards va dalla lunetta e trova il punto numero 42 per Santa Lucia Roma. Ancora Martin Edwards, prende la mira, va al tiro, palla che però danza sul ferro, ottimo recupero di Aidari, bravissimo, e poi la giocata per Calagnini, prodezza del numero 10 Hussein Aidari che strappa meritatissimi applausi a scena aperta. Attenzione all'errore da parte di Sagar. Ancora Santa Lucia Roma che ne approfitta, Aidari verso il centro, apre per Edwards, da lì può far male l'inglese e infatti trova il canestro. Buonissima prestazione per il numero 26 giallo Martin Edwards. 46-30 al parziale, Santa Lucia Roma saldamente al comando delle operazioni. Se gioca così la squadra di coach Alessandro De Pieri è veramente una bellezza anche da ammirare e da applaudire. Attenzione, Canfora sotto canestro, trova i due punti che riportano sulla scia la formazione dello Special Bergamo Sport Montello. 46-32, 4-42 al termine del terzo periodo. Aidari, Edwards, fermato e chiuso da due avversari. Torquati potrebbe tirare, ci prova ma non trova il bersaglio. Riparte Bergamo con Carrara. Carrara si allarga sulla sinistra, poi prova a servire al centro Sagar, ma è provvidenziale l'intervento di Cavagnini che sventa l'attacco avversario. Cambio nelle file del Santa Lucia, esce tra gli applausi Sanna, entra al suo posto con il numero 9 Julian Miloš. 4-21 da giocare in questo terzo quarto. Santa Lucia Roma 46, Special Bergamo Sport Montello 32 il parziale. Santa Lucia Roma che sta legittimando questo parziale, questo vantaggio con una prestazione sicuramente molto positiva. Attenzione a Sagar, prova la conclusione, non trova il bersaglio grosso, può ripartire perciò la squadra di casa. Imposta per Santa Lucia Roma Aidari che ha avuto un impatto con la partita molto positivo. Ottima la prestazione del numero 10 in maglia gialla. Edwards stavolta non trova il bersaglio, poi va a lottare sotto canestro per impedire la ripartenza veloce di Joel Gabas.
irregolarità ravvisata dal direttore di gara vicino alla nostra postazione. Riparte Bergamo, richiama i suoi, la massima concentrazione, coach Alessandro De Pieri, che segue in piedi la partita proprio accanto a noi. Attenzione all'iniziativa di Bergamo. Carrara non ha sbocchi, deve ripartire da dietro. Maganen per Airoldi, è il tentativo a canestro di Jan-Marc Sagar che accorcia le distanze. Siamo sul 46-34. Torna a meno 12 Bergamo con 3 minuti e 20 secondi da giocare in questo momento sul display luminoso del Palareni di Roma. Cavagnini potrebbe tirare, sì, va al tiro e trova il canestro Matteo Cavagnini. Due punti pesanti che rimettono a distanza Bergamo, che però non demorde. Nuova iniziativa con Beltrame, pressing alto della squadra di casa. Ora è Gavas che cerca di farsi luce per andare al tiro. Maganen, attaccato Maganen, sotto canestro, trova i due punti. Bravo nella gestione del pallone, il numero 28 bianconero. Coach Ilario Narra incita i suoi a crederci, ma è Santa Lucia Roma sempre al comando delle operazioni. Edwards sotto canestro, trova i due punti e conquista anche il fallo. Giocata preziosa, ancora una volta però Aidari aveva fatto partire la giocata e con un'imbeccata e una intuizione illuminante aveva poi smarcato Martin Edwards, tra i migliori in campo oggi. 36 punti per Bergamo, 50 per Santa Lucia Roma, con Martin Edwards che ora può andare anche al tiro libero. Canestro per lui, non perdona l'inglese. 51-36 in favore di Santa Lucia Roma, quando mancano 2 minuti e 25 secondi alla fine del terzo periodo di gioco. All'impostazione Joel Gabas, apertura sulla sinistra, poi ancora Gabas che riceve, trova la conclusione, palla che danza vicino al canestro senza entrare. Gioco fermo e intervento arbitrale, rimasto a terra il numero 10 del Santa Lucia Roma, Hussein Aidari. Fallo e azione che riparte per la squadra di casa. Aidari per Edwards, attenzione, intervento arbitrale. Gioco fermo, perplesso Edwards. Chi ha fatto fallo? Numero 9. Iniziativa per Bergamo che avanza con Gabas. Gabas porta spesso un po' il pallone, cerca assistenza nei suoi, attenzione perché ha anche lo spazio per tirare, invece preferisce servire al centro Maganen. Tiro che non va a buon fine, si lotta sul pallone a rimbalzo. Cavagnini controlla e serve Aidari, prova a scattare in avanti in forze ora Santa Lucia. Aidari per Edwards, riceve Torquati, ha spazio Torquati e trova il canestro. Applausi del pubblico di casa del Palareni di Roma, 53, Santa Lucia Roma 36, Special Bergamo Sport Montello. 1 minuto 18 secondi al termine del terzo quarto di gara. Avanza la formazione bianconera con Joel Gabas. Cerca spazio per imbeccare Sagar. E poi il tentativo però impreciso sotto canestro. Ripartenza per Santa Lucia Roma, scambio fra Aidari e Cavagnini. Cavagnini, vediamo se prova la conclusione personale. No, preferisce aspettare assistenza dei suoi. Aidari spostato sulla destra. E poi il canestro del numero 9, Julian Milos, bravissimo a trovare l'imbucata giusta e il canestro. 55-36, quando mancano appena 43 secondi alla fine del terzo quarto di gara.
Riprende il gioco con Bergamo in attacco, 40 secondi ancora da giocare, prima del suono della sirena del terzo quarto. Maghenem si allarga, attaccato dai Dari, cerca assistenza ma non trova nessun compagno libero, poi si rifugia in Sagar, ancora Maghenem, Sagar chiude la triangolazione, va al tiro, e subisce anche il fallo, intervento arbitrale. Ed è il numero 13, Sagar, che ha la possibilità di concludere dalla lunetta. Tiro libero per lui e canestro per il numero 13 di Bergamo, Janmark Sagar. Ancora una chance per lui. Prende la mira l'inglese, trova il bersaglio. 2 su 2. Il punteggio che cambia, 55 a 38 per Santa Lucia Roma. Imposta ai Dari, 13 secondi al termine, può gestire il possesso palla adesso Santa Lucia Roma, forte di questo largo vantaggio. Tentativo a canestro e applausi per Matteo Cavagnini che esulta. Grande giocata, grande canestro per lui. Cavagnini porta a 57 i punti per Santa Lucia Roma contro i 38 di Bergamo. Con questo risultato si chiude il terzo quarto di gara. Quarto periodo di gioco che inizia in questo momento, punteggio sempre favorevole al Santa Lucia Roma, 57-38, ma Bergamo riparte a sprombattuto e trova subito un canestro importante con la conclusione da parte del numero 13 Sagar, 57-40, più 17 in favore di Santa Lucia Roma, ancora in posta con Sanna, Edwards, piroetta. E poi servizio per Shakir, ancora Sanna, sfrutta un bel movimento di Cavagnini, poi Shakir non trova il canestro, riparte Bergamo, quarto periodo importante, a spazio Gabas, si accentra, attenzione, poi intervento arbitrale. Primo fallo del quarto periodo di gioco sanzionato a carico del Santa Lucia Roma, che fino a questo momento ha giocato una bellissima partita dominandola sempre nel risultato. Avanza Bergamo che però non vuole mollare fino alla fine. Maghenem attaccato, allarga per la conclusione del numero 69 Joel Gabas, aveva provato la conclusione, attenzione, Shakir viene fermato, ancora Gabas sotto canestro, Bergamo prova il tiro due volte, la seconda volta trova il bersaglio, è un po' ingenua, è un po' ferma ora la compagine del Santa Lucia Roma in questa circostanza, non ha approfittato di una ripartenza d'attacco, anzi ha praticamente riconsegnato il pallone agli avversari e ha subito il canestro da due punti con annesso tiro libero che adesso va a battere Janmark Sagar. Canestro per lui. Parte adesso l'offensiva della squadra di casa con Martin Edwards. Avanza Edwards, si sposta sulla sinistra,
pensa anche al tiro, carica il tiro che trova i due punti. Ancora Edwards, da par suo va a ristabilire le distanze, riparte Beltrame per Bergamo, è chiaro che ora Bergamo deve provare il tutto per tutto di una disperata rimonta. Santa Lucia Roma però può gestire il vantaggio. Canestro di Magenheim. 59-45 il parziale, a 8 minuti dal termine della partita. Martin Edwards attacca, cerca uno spiraglio, porta ancora un po' spasso il pallone, avanza Sanna sotto canestro, non trova il bersaglio. Riparte Bergamo, tentativo di Gabas che supera la metà campo, lo marca a distanza Shakir che però viene dribblato. Ancora Gabas, riceve e va al canestro sotto misura. 59-47. Sanna avanza centralmente, poi Cavagnini, tiro sul ferro, è ancora una conclusione errata. Momento poco prolifico in attacco per Santa Lucia Roma. Riparte Bergamo, Beltrame, tocco all'indietro per Airoldi, Sagar si accentra, contrasto, ancora si lotta sotto canestro, intervento arbitrale, gioco fermo e time out chiamato dalla panchina del Santa Lucia Roma. Evidentemente coach Alessandro De Pieri ravvisa la necessità di parlare ai suoi giocatori che negli ultimi minuti sono stati meno precisi al tiro e anche in difesa. Comunque Santa Lucia Roma resta in vantaggio 59-47. Minuti e 52 secondi alla fine della partita, riparte Santa Lucia Roma con l'inglese Martin Edwards tra i migliori in campo in questo pomeriggio romano dal Palareni della capitale. Seguiamo questa ultima parte della gara valevole per il campionato di Serie A di basket in carrozzina. Attenzione perché viene ravvisato un fallo in attacco adesso e dunque la palla torna nella disponibilità della formazione ospite della Special Bergamo Sport Montello che sta provando il tutto per tutto. Magenheim avanza, apre poi sulla destra per Gabas, Magenheim e Sagar, ancora Magenheim sulla destra, si accentra Gabas, marcato. Poi Airoldi prova la conclusione, rimbalza ancora favorevole però al Bergamo che accorcia le distanze. 59-49, ora sono 10 punti di differenza, prova ad accorciare e a rientrare in partita la formazione ospite. Santa Lucia Roma deve riprendere a realizzare, ecco lo fa adesso Edwards, deve riprendere, dicevo, a realizzare con maggiore continuità per non perdere di vista il largo vantaggio accumulato fin qui. 61-49 il parziale, comanda Santa Lucia Roma ma Bergamo non molla e giustamente si gioca il tutto per tutto. Magenheim sulla destra, apre per Sagar, canestro del numero 13 bianconero. 5-27, 61-51, 10 punti di vantaggio per Santa Lucia Roma che adesso attacca con il numero 10 Aidari. Edwards, intanto intervento arbitrale, è ancora
Fallo in attacco, proteste da parte di Haidari. Si parlano i due arbitri, forse in disaccordo tra di loro. Vediamo quale sarà la decisione finale. No, è fallo di Bergamo. Haidari per Cavagnini. Ancora per Haidari, canestro vincente, anche stato il numero 9. Julian Miloš a trovare i due punti, 63-51, più 12 ancora per Santa Lucia Roma che mantiene il vantaggio. Attenzione adesso all'iniziativa di Garbas. Tentativo al tiro che non trova però felice conclusione da parte di Sagar. Dopo tante conclusioni vincenti, errore al tiro per Bergamo. 4:36 alla fine della partita, 63 Santa Lucia Roma, 51 Bergamo. Avanza la formazione in maglia gialla, padrona di casa del Santa Lucia Roma. Haidari a Edwards, Martin Edwards si fa largo. Apre poi per Cavagnini, attenzione, si lotta sotto canestro, Cavagnini trova la retina, ma c'è l'intervento arbitrale, l'interruzione, il gioco fermo. Qualche cosa da ridire da parte di Cavagnini all'indirizzo dell'arbitro Baccellieri di Melpignano. Possesso palla ancora per Santa Lucia Roma in fase d'attacco. Cavagnini verso il centro per Haidari, che però non riesce a concludere in tempo e dunque occasione che sfuma. I secondi a disposizione sono scaduti e dunque si riparte adesso con la formazione ospite in possesso di palla. Beltrame per Bergamo, 4 minuti e 6 alla fine della partita. Edwards va a sporcare il tentativo d'attacco avversario. Occhio al tiro, occhio al tiro! Alessio fuori, Alessio esci, Alessio esci, esci, esci! Mäkinen cerca lo spazio per andare al tiro senza esito, però il rimbalzo è ancora favorevole a Bergamo. Ancora Mäkinen apre sulla destra, attenzione perché ha spazio per andare alla conclusione. Gabas, ancora un errore per Bergamo che però mantiene il possesso di palla. Mäkinen, Gabas, e stavolta il rimbalzo è Cavagnini a recuperare palla. Matteo Cavagnini riparte, serve poi Haidari. Scontro fra numeri 10 e l'intervento del giocatore di Bergamo irregolare. Stavolta non ci sono dubbi sulla decisione arbitrale. 14 secondi a disposizione per Santa Lucia Roma per completare l'azione d'attacco. 3:27 al termine, 63-51 al parziale. Vantaggio di 12 lunghezze per la compagine del Santa Lucia Roma. Break però per Bergamo che può ripartire, attenzione, è scoperta la difesa di casa e va a canestro. Joel Gabas si è fatta sorprendere, Santa Lucia Roma. 63-53 il parziale, intervento arbitrale, gioco fermo. È rimasto a terra Cavagnini che guadagna un fallo. Gioco ancora fermo quando mancano 3 minuti e 9 secondi alla fine della partita. Più 10 il vantaggio in favore del Santa Lucia Roma che ora imposta con il numero 10 Haidari. Edwards sotto canestro, prova l'imbucata difficile per Cavagnini, si lotta sul pallone. Intanto il coach del Santa Lucia Roma, Alessandro De Pieri, chiama il time out a 3 minuti esatti dal termine con i suoi avanti di 10 punti sul Special Bergamo Sport Montello. Santa Lucia in testa, ma non deve abbassare la guardia in questa parte finale della gara.
si riparte ora con Santa Lucia Roma in attacco. Cavagnini amministra il possesso palla, 4 secondi ancora a disposizione. Cavagnini va a canestro, Matteo Cavagnini proprio sul filo di lana, mancavano 3 secondi allo scadere del tempo a disposizione e Cavagnini trova un canestro pesante, 65-53 il parziale. Attenzione a Bergamo, Beltrame si allarga sulla destra, Beltrame attaccato da Idari, è bravo a intervenire senza commettere fallo, tentativo dalla distanza e poi lotta sotto canestro, prova il punto, anzi i due punti, Sagar che subisce anche fallo. No, fallo viene attribuito a Bergamo e dunque tra le proteste della panchina ospite riparte Santa Lucia Roma con Edwards che si fa largo tra tre avversari, prova il canestro, non riesce, poi Cavagnini va a recuperare il pallone. Finisce a terra il numero 12 in maglia gialla. Possesso in attacco per Santa Lucia Roma con Haidari, Cavagnini, ancora lo scambio fra i due. Haidari si accentra, spazio anche per tirare, preferisce non andare al tiro ma imbeccare ancora Matteo Cavagnini. Intervento dell'arbitro che ferma il gioco quando mancano 2 minuti alla fine della partita. Santa Lucia Roma ancora in attacco, Cavagnini, 10 secondi a disposizione per completare l'azione d'attacco, Cavagnini, Ferro, Cavagnini, ancora al tiro, non trova il bersaglio. Tiro libero a disposizione di Matteo Cavagnini. Quinto fallo a carico della compagine ospite di Bergamo che provvede ad un cambio. Esce Carrara, entra Diouf con il numero 20. Cavagnini si prepara per andare al tiro. Cavagnini, canestro, primo tentativo e primo punto. Secondo tiro libero per capitano Cavagnini e ancora canestro, nel momento in cui serve la calma e la lucidità Cavagnini c'è, riparte Bergamo, 67-53 il parziale per Santa Lucia Roma che vede avvicinarsi l'obiettivo della vittoria, un ritorno alla vittoria importante per la classifica e per il morale della compagine in maglia gialla. Ottimo l'intervento sotto canestro a rimbalzo da parte di Haidari che poi viene fermato irregolarmente da Diouf, bravissimo il numero 10 Hussein Haidari, autore di una prestazione molto positiva. Uno e 29 al termine e proprio Hussein Haidari ha la possibilità di andare al tiro libero, è stato lui a recuperare palla sotto canestro a rimbalzo e poi a riavviare l'azione d'attacco. Haidari va al tiro e trova il punto. Riparte adesso Special Bergamo Sport Montello con Magenheim che apre all'indietro per Sagar, ancora Bergamo all'attacco, Sagar con il numero 13 trova il canestro, 68-55 ora
il parziale in favore della squadra di casa. Cambio intanto nelle file del Santa Lucia Roma, esce l'ottimo Martin Edwards, entra al suo posto con il numero 20 Ismael De Souza. Applausi per Martin Edwards, protagonista di una grande prestazione. Intanto intervento dell'arbitro, è stato fermato irregolarmente Hussein Haidari. Che può andare al tiro libero, 57 secondi da giocare, vittoria saldamente in pugno per Santa Lucia Roma, che torna così al successo ed era importante, lo dicevo, per morale e classifica contro un Bergamo che ha giocato da par suo, ci ha provato, è stato comunque in partita fino a che ha potuto, ma Santa Lucia Roma oggi ha fatto valere la sua tecnica, la sua forza. 69-55 il parziale, 50 secondi al termine. Attacca Bergamo, tentativo di Sagar e canestro. 69-57 riparte Santa Lucia Roma con Cavagnini. De Souza apre per Haidari, ancora per Cavagnini, rischia Haidari ma riesce a far proseguire l'azione. Intervento arbitrale però ravvisato nell'irregolarità commessa proprio dal numero 10 in maglia gialla, e dunque la palla torna in possesso di Bergamo. 69-57, 30 secondi alla fine. Bergamo attacca ora con Beltrame per Canfora. Canfora porta a spasso il pallone, Canfora ancora si allarga sulla destra, gioco fermo, intervento arbitrale, scontri ripetuti fra i giocatori, intervento irregolare da parte di Torquati. Alessio, Alessio, ora su lui sì, nostro Canfora. Pallone centrale per Beltrame, Canfora non trova il canestro, la palla danza ancora, rimbalzo di Sagar. Nove secondi al termine, 69-59 il parziale, riparte Santa Lucia Roma, prova De Souza ad andare, può andare anche da solo, viene contratto in qualche modo, ma scorrono secondi preziosi e si va verso la fine della partita che Santa Lucia Roma porta a casa conquistando un successo prezioso. Ultimo tentativo, arriva il suono della sirena, finisce qui la partita, esce tra gli applausi il Santa Lucia Roma che vince 69-59 al cospetto dello Special Bergamo Sport Montello. Bella prestazione della formazione capitolina che porta a casa la vittoria e gli applausi del pubblico di casa. Ripeto il finale, Santa Lucia Roma 69 punti, Special Bergamo Sport Montello 59, questo è il risultato finale dal Pallareni di Roma. È tutto da parte mia, da Stefano Raucci, un grazie a tutti voi per averci seguito, buon basket a tutti!